Sono Vincenzo Arvia, ideatore e coordinatore della candidatura della Festa dell'Abete di Alessandria del Carretto, localmente chiamata la Festa d'Abete, nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, presentata al Ministero dei Beni Culturali il 2 marzo 2011. La comunità del Parco Nazionale del Pollino presenta delle una caratterizzazione antropologica molto, molto forte, molto particolare e regionale, che si concilia con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia dei beni culturali immateriali, quale le tradizioni e l'espressione orale, le prassi, le consuetudini, quindi i riti festivi, le feste locali, il rapporto con uomo-natura. Le tradizioni artigianali locali sono tutti elementi che fanno parte appunto delle cinque declinazioni della Convenzione UNESCO. Un luogo della cultura, ad Alessandria del Carretto, paese più alto del Parco Nazionale del Pollino, sarà l'istituente Museo del Lupo, che l'ente Parco Nazionale del Pollino sta per organizzare. Sarà l'unica struttura museale di tutto il meridione. Un luogo da fotografare che è molto interessante è il Monte Sparviere. Ha un'altezza di 1715 metri e da lì si possono osservare la Sila, il Mar Ionio, il Metapontino, il Golfo di Taranto e poi le massime vette del Pollino, Serra Manfiana, Serra Dolce Dorme, il Monte Pollino, Serra delle Ciavole, Serra di Crispo. Un sapore tipico di questa località, Alessandria del Carretto, è una frittata composta da Tricoloma Giorgio, ma più specificatamente chiamato Calocibe gambosa, detto anche fungo di San Giorgio, spinarolo, prugnuolo, qui è chiamato umisciaruolo, associato agli asparagi, alle uova e alla pasta di formaggio ovi caprina, è una delizia. Un'interessante esperienza da fare nel Parco Nazionale Pollino, nell'area orientale, potrebbe essere il trekking del Monte Sparviere, che consente di visitare aspetti e ambienti un po' solitari e malinconici del parco. Secondo me il posto ideale per leggere un libro è qui ad Alessandria del Carretto, l'orto botanico di Fisel. È stato istituito alla fine degli anni 90 e ha una quote che vanno da 1030 metri a 1080 metri e questo orto botanico è stato oggetto di visita di una particolare commissione scientifica di studiosi della Società di Dendrologia Internazionale 2001 che hanno fatto visita alla Calabria per ben 10 giorni. Un luogo ideale per trascorrere una giornata all'aperto nell'area del Parco Nazionale del Pollino, bisogna partire da Alessandria Carretto e percorrere circa 2,5 km di asfalto, si raggiunge la località Tappaiola a 1680 metri, dove c'è un laghetto artificiale, vi sono ampi spazi per parcheggiare le macchine, attrezzature per fare picnic, servizi, si può trascorrere un'intera giornata. Luoghi ideali per intrattenere i bambini potrebbero essere l'ingresso all'orto botanico, dove sono degli attrezzi per dei giochi per i bambini, così pure all'ingresso dell'istituendo Museo del Lupo, vicino al paese.